E adesso veniamo a quella che è la rubrica Ditelo a Quarta Rete. Questa sera la dedichiamo al mondo del volontariato. I tagli del governo stanno infatti riducendo all'osso i volontari in servizio nelle varie associazioni del Piemonte. Ecco una storia assolutamente esemplare che viene dalla Croce Verde di Alpignano. Ce la racconta Cristiano Tassinari. Ne abbiamo già parlato l'estate scorsa, ma per il volontariato le cose vanno sempre peggio. I ventilati tagli del governo al servizio civile nazionale sono diventati realtà. La scure della finanziaria in Piemonte ha azzerato 219 posti da volontario, quelli richiesti dall'ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, per il 2010. E invece niente. ANPAS a Piemonte è esclusa dal bando di concorso nazionale per il servizio civile. Con quali effetti? Lo vediamo subito. Qui siamo ad Alpignano, prima cintura torinese. In via Philips, dove una volta c'era la multinazionale delle lampadine, adesso c'è la sede della Croce Verde di Torino, sezione di Alpignano, una delle cinque sezioni distaccate della Croce Verde di Torino. Per colpa delle sforbiciate e finanziamenti, ad Alpignano sono a rischio chiusura il servizio trasporto per disabili ed altri importanti servizi socioassistenziali. Con quasi 30 anni di attività, 80 volontari, compreso il 118, il servizio di pronto soccorso, e due ambulanze disponibili giorno e notte, la Croce Verde sezione di Alpignano rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini della zona e, nonostante tutto, garantisce i servizi essenziali grazie alla collaborazione con altre pubbliche assistenze. Siamo qui nella sede della Croce Verde di Alpignano, ci sono stati purtroppo Italia al servizio civile volontario. Che cosa significa per una struttura di volontariato come la vostra? Allora, innanzitutto diciamo che a livello nazionale nel 2008 ben 2.200 volontari del servizio civile prestavano servizio presso le nostre pubbliche assistenze. Pubbliche assistenze che in Italia sono 855, iscritte all'ANPAS, che è l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, e in questo momento 492 di queste pubbliche assistenze rimangono senza volontari del servizio civile. Nonostante questi tagli, voi comunque i servizi li garantite, anche senza i volontari del servizio civile, in un altro modo, vero? In modo che la cittadinanza ne soffra il meno possibile, praticamente niente. Certamente sì, quello che noi cerchiamo di salvaguardare è che la cittadinanza, appunto come ha detto lei, soffra il meno possibile. Cerchiamo di utilizzare, tra virgolette, dei nostri volontari, che vuoi che sia il pensionato, vuoi che sia lo studente, eccetera, ci offrono qualche ora del proprio tempo anche durante il giorno, perché nel caso per esempio della Croce Verde di Torino siamo strutturati che i volontari lavorano, passano la notte con noi e i festivi. In questa circostanza chiediamo a loro di aiutarci anche qualche ora del loro tempo durante il giorno. Consigliere, che importanza una presenza così sul territorio come la Croce Verde in una piccola realtà come Alpignano? Allora, noi la Croce Verde di Torino ha cinque realtà sparse per la provincia. La realtà di Alpignano sicuramente è una realtà, come tutte le altre cinque, piccola, che però in ogni caso per il 118 per esempio sono servizi essenziali, perché voi pensate di partire con una macchina dal centro della città piuttosto che partire da una macchina dal centro di una piccola cittadina. Quindi per arrivare alla periferia sicuramente le nostre cinque sedi decentrate sono determinanti.